Si dice che tutto quello che ha un inizio ha prima o poi una fine. 5 anni, quasi 200 puntate, mi sembra ieri, ma proprio ora che sono giunto alla fine della mia missione, non ce la faccio, non posso andare avanti. Arcada Smitaruba. Isa, Isa, Arulange Ramidas. I bimba Shaliso, Uyanderata Duba, Asakireta. Senti, ascolta, io non c'ho più voglia di fare altri sottotitoli. Potremmo continuare a parlare in terrestre, la fai? Ma sì, tanto me lo immaginavo. Ti sei calato troppo nei panni di questi stolti terrestri. Stolti terrestri? Ma ti ricordi perché mi avete mandato qua giù? Io sì, e tu? 5 anni fa, nell'anno della grande ricerca tecnologica, i più grandi scienziati di Epsilon vennero mandati in incognito in diversi pianeti per cercare di studiare le più misteriose tecnologie aliene. Vulcanian venne mandato su Xerox a studiare il mega obelisco del terrore. Galdanian venne inviato su Sidious a studiare il potente smolicolatore rettale. E poi sai, Fido Pacchicicerchi, pensa, è stato inviato a studiare l'infinita gemma menagerale. Quanto è bravo quel fio, pensa, si è laureato in tempo con 110... Sì, ho capito, questo è bravo. Quante volte ancora mi dovete dire questo, mannaggia. E alla fine tu, Talcanian, ti avevamo lasciato la più grande missione di tutte, il leggendario Mega Drive, la più grande macchina di intrattenimento del cosmo. E tu hai fallito, gli altri scienziati sono tornati da anni, mentre tu sei rimasto qui a poltrire, a divertirti sulla Terra. Sì, oh, ma sta calmo, sta tranquillissimo, finirò questa missione. Va bene, ma prima io te devo mostrare quanto è bella la Terra. Ti fidi? Bene con me, bene con me. Ciao. Turn to the Mac, get on what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night. Hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Nah, can I kick it? Thank you, yeah. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go up, gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Oh. Hai capito perché non sono più tornato? Cioè la Terra è un posto meraviglioso, è pieno di divertimenti, vero? Guarda, devo darti ragione, eh. La Terra è proprio tanta roba, anzi, mi sembra proprio un livello del tuo Gender. Però adesso basta, devi concludere la tua missione e tornare a casa, basta. Hai ragione, io ogni missione l'ho sempre portata a termine.
e questa non è da meno, anzi io ho promesso di fare la classifica dei migliori 50 giochi per Mega Drive e la finirò. Rassicura genitore 1, genitore 2 e genitore Epsilon 39, sto tornando a casa. E voi, siete pronti per l'ultima puntata di Talcane Retro Gaming? Già, sono un alieno, getto la maschera ed ho atteso proprio questo gioco per farlo. Alien Soldier, uno dei giochi più ricercati in assoluto dai collezionisti di tutto il mondo. Un titolo realizzato dalla Treasure. Pensate, nelle ultime puntate abbiamo citato Gunstar Heroes, Dynamite Teddy e Light Crusader, tutti i titoli della Treasure. Neanche a farci apposta me li ero lasciati tutti per le ultime puntate e che giochi, come si dice in gergo, dulcis in fundo. Alien Soldier è un run and gun molto particolare. Sebbene all'inizio sembri un'evoluzione del già precedentemente citato Gunstar Heroes, non appena ci prendiamo confidenza scopriamo che è qualcosa di molto differente. I livelli sono molto corti, con pochi nemici e poche varianti, ma sono numerosissimi e dopo ogni sezione dovremmo affrontare un boss. Ed ecco che il gioco inizia ad assumere la forma di una boss rush lunghissima. Qualcosa di più simile a un picchiaduro, se vogliamo, piuttosto che ad un run and gun. Inutile dire che i boss sono tutti differenti e con una caratterizzazione molto forte. I livelli che precedono ogni boss quindi hanno la sola funzione di farci scaldare le dita in vista della minaccia vera e propria. Ma come può Epsilon, il protagonista, fronteggiare queste molteplici minacce? Il numero di controlli a disposizione di Epsilon è vastissimo. Potrà aggrapparsi alle piattaforme, fare doppi salti, riflettere i proiettili avversari, addirittura cambiare il sistema di mira durante la battaglia. Ma soprattutto potrà eseguire un dash che lo farà passare da un'estremità all'altra dello schermo senza subire danni. Questa mossa è fondamentale, viste anche le dimensioni degli sprite. Senza dash sarebbe letteralmente impossibile giocare a questo gioco. Come se non bastasse, poi, prima di iniziare l'avventura, sarà possibile entrare in un'area di addestramento dove provare tutte le armi e le mosse. Ah, ok, quindi una volta presa dimestichezza con il dash magico che ci rende invincibili, basterà abusare di questa tecnica per completare il gioco con facilità, vero? Ed invece no, siamo di fronte ad un altro gioco dalla difficoltà proibitiva. Scusate ragazzoli, vi ho fatto piombare così senza preavviso in casa mia per un'ultima volta, ma ci tenevo veramente a mostrarvi la copia di Alien Soldier originale PAL. L'ho pagato 300 euro, quindi almeno la soddisfazione di mostrarvelo, anche perché tutti i giochi che io ho recensito ce l'ho sempre avuti tutto originale. Questo ci tengo proprio a ribadirlo per un'ultima volta. In più ne approfitto per dare il voto così live al gameplay di Alien Soldier. Ho deciso di dare 48 punti su 50. Questi due punti li ho tolti perché, come detto, il gameplay è leggermente troppo difficile e è troppo basato su questa mossa che è il dash. Bene ragazzoli, scusate ancora e buon proseguimento di visione. Si dice, non lo so. Grazie Talcanian per la parola. Sono sempre io. Una cosa importantissima che ancora non ho menzionato: all'inizio Alien Soldier doveva essere sviluppato interamente da una persona sola, dai disegni alla programmazione. Stiamo parlando dell'equilibrato e con poche manie di protagonismo Hideyuki Suganami, che non voleva contaminazioni esterne e che lavorò giorni e notti per realizzarci questo capolavoro. Per dovere di cronaca poi non ce la fece a fare tutto da solo. Si sa, il mercato è tiranno, talvolta esige tempi molto rapidi e Suganami fu costretto a mettere da parte l'orgoglio e a farsi aiutare. Gli è rimasto comunque il diritto di rivendicarne la paternità del gioco, tanto che Suganami considera Alien Soldier come un vero e proprio figlio che ha amato alla follia. La grafica parla da sola, fluida, sprite grandissimi, fondali mozzafiato, le creature nemiche grottesche al punto giusto. Personalmente non ho mai amato il concept del protagonista, questo alieno a forma di aquila umanoide, ma questo gusto personale non mi ferma da dare un meritatissimo 20 punti su 20 alla grafica di Alien Soldier. Il sonoro è frenetico e ci ricorda molto le atmosfere delle sale giochi di quegli anni. Le voci digitalizzate che ci anticipano l'azione ne sono un esempio lampante. Anche gli effetti sonori sono al top della gamma, come quelli della Treasure ci hanno sempre abituato d'altronde. E anche al sonoro io do 20 punti su 20. E parliamo del bonus. Alien Soldier è un gioco cult,
La sua rarità lo ha reso uno dei giochi più ambiti della console di casa Sega. Ma a differenza della maggior parte degli altri titoli impossibili da reperire, questo è anche un capolavoro. Una combo potentissima che rende Alien Soldier un vero e proprio mito per gli amanti videoludici. Purtroppo però non è presente nessun tipo di sistema multiplayer nella cartuccia, né cooperativo e né battle mode, che a mio parere sarebbe stato fighissimo. Do così 8 punti di bonus ad Alien Soldier, che con 96 punti si insinua sulla parte alta della classifica e scalza, ahimè per sempre, Steel Empire. E ovviamente, mentre la classifica scorre, pensate a qualche commento da scrivere qui sotto. Avreste dato di meno a questo gioco? Sono stato un pazzo a spendere 300 fischioni per averlo? O vorreste invece averlo anche voi nella vostra collezione? Mi raccomando, commentate, mettete mi piace ed io vi saluto tutti con un bel buona.